quello di creare e stimolare una maggiore coscienza civile nei studenti, e questo attraverso appunto questo patrimonio che Riccione possiede, che è l'archivio dell'Associazione Riccione Teatro, che da 20 anni istituisce un premio giornalistico televisivo, e quindi ha un vastissimo archivio di tutti i reportage, i servizi giornalistici sull'attualità e soprattutto con un'attenzione al sociale, sono stati trasmessi e pubblicati appunto in questi 20 anni del premio. E il partner è appunto Riccione Teatro invece, che è un'associazione che ogni 2 anni istituisce un premio per delle sceneggiature inedite e che condivide con l'associazione Marianne esattamente la stessa sede, quindi sono due archivi diversissimi tra di loro che convivono in una villa storica in Villa Lorifè, e questa convivenza forzata in realtà crea delle sinergie molto interessanti, come ad esempio lo spettacolo teatrale La Vacanta di Marina Senesi, che è uno spettacolo teatrale che tratta il caso Ilaria Alvi. E un altro partner è stata la biblioteca di Riccione, che ci ha dato gli spazi, ci ha aiutato e che in una qualche maniera ci ospita l'associazione, sia il premio Ilaria Alvi che il premio Riccione Teatro virtualmente, perché nell'OPAC risultiamo tutti quanti biblioteca comunale di Riccione. E il progetto appunto di coscienza civile ha previsto la visione prima di alcuni filmati dell'archivio e poi una parte più operativa dei ragazzi, che però ci raccontano anche i ragazzi stessi. E gli incontri si sono svolti nella biblioteca comunale di Riccione oppure nella biblioteca del nostro liceo, come già detto. E abbiamo avuto la possibilità non solo di visionare il video, ma anche di parlare direttamente con i relatori, e questo sicuramente ha reso più interessante l'esperienza. Il Benvenuto era sull'Ilva di Taranto e abbiamo potuto visionare un video di Alessandro Sortino preso da Piazza Pulita. In questo video si vedeva chiaramente lo scontro sociale che c'è tra i lavoratori dell'Ilva e le persone che risentono chiaramente dell'inquinamento che ha portato questa grande acciaieria. E chiaramente lo scontro sociale c'è perché da una parte ci sono i lavoratori che vivono grazie all'Ilva e al loro stipendio che fornisce questa acciaieria, mentre dall'altra parte ci sono i problemi di salute che l'inquinamento di questo quartiere che si chiama Tamburi provoca. E infatti nel video stesso venivano intervistate le persone che descrivevano ormai il loro quartiere come un posto dove la gente moriva di tumore. Questo ci ha fatto chiaramente riflettere sul problema che l'acciaieria dell'Ilva porta. Il secondo incontro invece era su Mauro Rostagno, che era un giornalista trapanese, e con il suo giornalismo contro la mafia diciamo ha attirato le malaugurate attenzioni della mafia, che lo hanno portato dopo un po' ad essere vittima appunto per mano mafiosa. E il relatore era Marco Rizzo, che è un giornalista e autore di graphic novel, e ha portato sicuramente la sua personale esperienza. Infatti Marco Rizzo, anche lui è trapanese, e ha raccontato la storia di Mauro Rostagno sicuramente in maniera molto diretta. E questo argomento diciamo abbiamo avuto modo di approfondirlo perché a maggio dello stesso anno si è chiuso finalmente il caso di Mauro Rostagno e finalmente è stata riconosciuta la natura mafiosa dell'omicidio, cosa che prima non era stata fatta. E invece il terzo incontro era lo spazio, si intitolava Spazio Tour, così come il titolo del video di Emilio Casalini, che ha anche vinto il premio Ilaria Alvi nel 2012. E questo incontro spiegava, diciamo così, il traffico di rifiuti tra Occidente e Oriente, in più particolare con la Cina. E Emilio Casalini ha proprio fatto un viaggio che ha progettato per più di un anno, dove andava in Cina e ha deciso di raccontare attraverso questo video il traffico di rifiuti. E in questo modo noi abbiamo potuto capire come il traffico di rifiuti non sia unidirezionale, ossia
i rifiuti che vengono portati in Oriente poi ritornano in Occidente sotto forma di oggetti che molto spesso noi usiamo, a volte purtroppo anche per giocattoli per bambini. E questa è la dimostrazione che un problema che magari a noi sembra così lontano in realtà è più vicino di quanto possiamo pensare. Il quarto incontro invece è stato un incontro con uno spettacolo teatrale fatto da Marina Senese chiamata La Vacanza. Perché si è scelto questo titolo? Perché in un'inchiesta parlamentare presieduta dall'onorevole Taormina si era definito il viaggio di Ilaria Alpi come una vacanza. Chiaramente noi sappiamo che invece Ilaria si trovava a Mogadiscio per svolgere il suo lavoro di giornalista e successivamente si è imbattuta, diciamo, in questo traffico, a documentare questo traffico di armi e di rifiuti tossici con l'Italia, che poi ha portato, diciamo, al suo omicidio. E lo spettacolo dopo invece è stato, l'incontro successivo invece è stato deciso da noi ragazzi. Infatti abbiamo avuto modo di visitare l'archivio Ilaria Alpi e di scegliere il video da vedere. E è stato fatto infatti un sondaggio tra i ragazzi che hanno partecipato e si è deciso che l'ultimo incontro dovesse parlare di femminicidio. E questo sicuramente è un argomento molto reale e attuale nel nostro paese e abbiamo cercato di diciamo, capire le motivazioni culturali e sociali che portano a questo grave problema che abbiamo qui in Italia. E ne abbiamo deciso di parlare proprio perché spesso è un fenomeno probabilmente ignorato dai media e forse trattato più a livello locale, ma non analizzato, diciamo, nella sua totalità. L'attualità, abbiamo preso le informazioni acquisite durante gli incontri, le interviste fatte ai relatori e grazie anche a un corso realizzato con Icaro Radio abbiamo potuto realizzare le nostre puntate. Si tratta di 5 puntate appunto riguardanti i temi trattati nei precedenti incontri e, realizzate nella sede della Web Radio di Rizzone finanziata dal comune, anche che ci ha dato anche la strumentazione, il computer, la sala di registrazione. Ascoltiamo un estratto delle puntate che abbiamo realizzato. Noi vogliamo parlare di questa società, ma creare una società che vale la abbiamo raggiunto gli obiettivi da
simile al nostro, che per i giovani interessati all'attualità insomma non è facile trovarne, e abbiamo conosciuto realtà culturali del comune di Rizzone che permettevano di confrontarsi su alcuni temi, come appunto la opera di Rizzone, che è aperta a tutti i giovani, non è, diciamo, non include solo i partecipanti al progetto, ma dà spazio alla realizzazione dei programmi radio a tutti i ragazzi. Il progetto ci ha dato una corsa di coscienza civile dei temi attuali che molto spesso non arrivano ai ragazzi, anche perché i quotidiani, i giornali non sono letti, l'informazione internet è molto varia. Per questo partecipare a un progetto del genere ci ha permesso di conoscere molto meglio, in modo molto più approfondito, le realtà non del nostro territorio, ma più in generale del nostro paese.